Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Che l'Occidente libero ha scelto di utilizzare per difendere la democrazia liberale, per difendere l'Europa, per difendere l'Ucraina. Ripercorriamo brevemente le posizioni di Salvini. Inizialmente Salvini stava con Putin, andava in giro con la sua maglietta e diceva a tutto il mondo che Putin era meglio di chiunque altro statista al mondo. Poi nel corso del conflitto Salvini si è diventato un difensore della pace soltanto per non giustificare fino in fondo l'intervento dell'Occidente in Ucraina contro la Russia. Poi ha cominciato a dire insieme ad altri che la responsabilità principale del conflitto è della NATO. Adesso Salvini sta dicendo che la grande responsabilità della crisi economica e delle sanzioni che vengono applicate per difendere un paese, e dopo aver detto che l'invio delle armi è del tutto sbagliato. Ora, se uniamo questi cinque puntini, mi sembra evidente che quello di Salvini è un pretesto per mettere in campo, non dico un'equidistanza, ma una posizione ambigua, purtroppo, ancora una volta, sul conflitto in Ucraina. Questo non significa che le sanzioni stanno funzionando come ci si aspettava, ma non vuol dire neppure che non stanno funzionando le sanzioni, anche perché un paese come la Russia, che come ha certificato la stessa Banca Centrale Russa, decrescerà quest'anno del 4 o circa del 6%, che crescerà molto meno di qualsiasi altro paese occidentale, in cui le entrate del petrolio e del gas russo sono diminuite del 22%, significa che è un paese che sta subendo le sanzioni. E onestamente, concludo, considerare le sanzioni giuste o sbagliate a seconda del impatto economico che hanno queste sul nostro paese, sapendo che quelle sono delle armi per difendere qualcosa di enorme che riguarda la democrazia, mi sembra semplicemente un modo per distogliere l'attenzione sui problemi reali. E ho notato, onestamente, a proposito di catene spezzate, un tentativo molto importante da parte di Giorgia Meloni di spezzare alcune catene del populismo e di mettere in campo una posizione sempre più sorprendente per una destra nazionalista quando si parla di difesa dell'Ucraina, perché sono due modi diversi e direi opposti di affrontare la questione. Ecco, mi hai anticipato perché volevo farti appunto una domanda.